Bentornati a una nuova puntata di Rugby Passione Italiana, il podcast ufficiale della Federazione Italiana Rugby, disponibile sul canale SoundCloud della Federazione e ovviamente attraverso l'applicazione ufficiale della FIR per iPhone e Android. Questa sera siamo in registrazione dal raduno della squadra nazionale, raduno che ha tra gli invitati anche un volto nuovo, no? Largo ai giovani, Leonardo Ghiraldini, che torna in questo ruolo un po' inusuale da invitato, però insomma non, al di là degli scherzi, Leo, un piacere riaverti nel gruppo, e penso che sia tutto sommato anche un po' strano, no? Rientrare in questa forma di, non voglio dire di grande vecchio, di senatore, ma insomma invitato dopo 104 partite, se ricordo bene, e un ultimo anno e mezzo diventiamo seri, sicuramente un po' difficile. Sì, ma intanto è senza dubbio una prima volta quello dell'invito. E poi sì, come hai detto te, è una situazione un po' particolare a livello personale. Essere qua è ovviamente un grandissimo onore, un grandissimo piacere, però appunto come hai detto te, nell'ultimo anno e mezzo sono susseguite una serie di avvenimenti che era difficile magari immaginare adesso una chiamata del genere in questo momento, però sono qua, faccio del mio meglio per aiutare i ragazzi, faccio del mio meglio per essere veramente per dare un contributo da giocatore in questa squadra, e quindi come se si dice spesso, però è vero, è veramente così, è come se fosse una prima volta, e nonostante appunto un po' di anni passati con questa maglia. Hai detto la parola giusta, ragazzi, in certi casi ragazzini, cioè, dimmi la verità, quando sei arrivato quanta squadra conoscevi? No, beh, la conoscevo per le partite viste in televisione, alcuni tra l'altro per partite viste l'anno scorso con la Nazionale Under 20, però sì, mi ha fatto specie vedere la data di nascita sulla convocazione, quello sì, quello devo essere 2000, onesto. Il 2000 fa impressione, però è così, si invecchia, gli anni passano, però ecco, devo dire che comunque è un piacere essere con questo gruppo che si sta costruendo adesso, perché tra i cambiamenti che sono stati con lo staff tecnico recentemente e questi passaggi generazionali, chiamiamoli così, in questi ultimi mesi, anni, è ovviamente un nuovo ciclo che si apre, e quindi comunque poter essere presente in questa situazione e in questo nuovo gruppo che si sta formando è sempre un onore. Li hai visti? Sei riuscito a vedere i due derby? Sì. Di Pro 14 c'era, secondo me, questa sfida anche per il futuro della maglia numero 2, una sfida anche interessante, no? Tra Luca Bigi, che oggi è capitano della nazionale, in un ruolo che tu conosci bene, insomma, con la maglia numero 2 l'hai indossata tante volte, e Gianmarco Lucchesi, che è uno di questi ragazzini che stanno arrivando. Che idea ti sei fatto anche vedendo Gianmarco? Ovviamente Luca non ha bisogno di troppe presentazioni, avete fatto una bella parte. Ma di guarda, sì. Senza dubbio mi ha fatto una bella impressione Lucchesi, Gianmarco, è un ragazzo che avevo già visto in opera in campo con la Nazionale Under 20, e ha sicuramente molta, molta voglia di fare. Io ci ho rivisto tanto Ghiraldini giovane, se devo essere sincero, anche un po' nell'approccio. No, guarda, credo che abbia grandi qualità. È ovvio che è molto giovane, e credo che anche il percorso che sta facendo a Treviso sia importante, credo che possa avere tutte le carte in regola per poter
per poter arrivare a questo livello e poter performare a questo livello. È ovvio che ci sono dei passaggi da fare, credo che ne sia ovviamente conscio anche lui, però ecco, tutti questi ragazzi che sono impegnati nelle franchigie credo che abbiano veramente adesso tutte le basi per poter veramente performare nei club prima di tutto, perché è fondamentale, e poi trasportarlo anche a livello internazionale. La competizione lo sappiamo che è la chiave per arrivare a dei successi e per arrivare a delle prestazioni di alto livello. Franco Smith lo conosco bene, l'ho avuto a Treviso, ha avuto un percorso di assoluto livello e vuole sicuramente puntare molto sulla competizione, sull'esigenza, e credo che sia importante proprio per questi ragazzi capire il vero valore di queste cose, perché è importante respirare. È una consapevolezza a cui magari si arriva anche con un po' di esperienza, no? Credo che quando hai insomma 20 anni, 21 anni, poi non, è anche difficile fare riflessioni di questo genere. Vuoi giocare. Sì, è anche vero che un ragazzo di 20 anni viene proiettato in un mondo di uomini, e quindi c'è l'esigenza di crescere in fretta, e di formarsi in fretta e di capire alcune dinamiche il più velocemente possibile, perché è quello che richiede l'alto livello, mantenendo ovviamente quegli aspetti che un ragazzo di 20 anni deve avere, però c'è l'esigenza di dover fare dei passi in avanti più lunghi rispetto a quello di magari altri ragazzi di 20 anni che fanno altro nella vita. Lo sport ad alto livello è questo, quindi prima si assaggia e si capisce quali sono le caratteristiche che bisogna avere per arrivare all'alto livello, meglio è. E quindi questa esigenza da parte dello staff è fondamentale che venga percepita al meglio anche dai giocatori. A proposito di fare altro nella vita, ora è ora che, insomma, augurandoti di continuare, insomma, almeno per vederti ancora una, due, tre volte con la maglia della nazionale, stai guardando ai prossimi 9, 12, 15 mesi, no? Insomma, il dopo rugby sicuramente per un atleta di 36 anni è molto più vicino del dopo rugby, certo, di Paolo Garbisi. Certo, assolutamente. Guarda, del dopo rugby ci penso da ormai diversi anni, perché avevo iniziato un percorso universitario ancora quando ho iniziato a giocare a Padova. E completato poi, insomma. Completato. Una laurea in economia, e poi mi sono iscritto un master in diritto e management dello sport che mi auguro di finire in massimo un mese. E diciamo che il periodo del Covid mi ha aiutato a dare una serie di esami anche a distanza, e questo, insomma, il tempo a disposizione in quel periodo lì era molto, e quindi mi ha permesso, insomma, di studiare e prepararmi al meglio alcuni esami. L'unica cosa positiva di quella situazione lì, e quindi ecco, quello è un percorso parallelo che da tempo che sto cercando di portare avanti. Che ti vede, dai, su, insisto un po', cioè che ti vede dietro a un campo, dietro a una scrivania, cioè scusami, sul campo ma in un altro ruolo, dietro a una scrivania. Quelli sono ragionamenti che sto cosa facendo. Cosa piacerebbe fare a Leonardo? Onestamente unire quello che questa formazione parallela universitaria di studi quello che ho vissuto in campo da atleta in questi anni, unire le due cose per rimanere nello sport e nel rugby in particolare è quello che mi piacerebbe di più. Quindi ecco, questo è, mi piacerebbe rimanere nel mondo, mi piacerebbe poter dare un contributo nel mondo,
non posso dirti altro. Adesso, aspettiamo. Adesso sarò qui da giocatore, però ecco sì, sto facendo dei ragionamenti su questo. Non ci dici altro, ma ecco, nei ragionamenti penso ci sia anche magari insomma come riempire questa stagione 2020-2021, se decidi. Guarda, di continuare se ci sono, a fare il giocatore. Se ci sono delle opportunità valide da prendere in considerazione, assolutamente le prendo. L'ultimo anno e mezzo è stato molto particolare, sia a livello sportivo, personale, che a livello familiare. Comunque sono state una serie di avvenimenti che mi hanno colpito me, la mia famiglia, insomma tutta questa situazione, quindi è normale che ancora di più alla mia età il rugby giocato non diventa una priorità assoluta. C'è bisogno di incastrare una serie di ragionamenti per far sì che il rugby giocato possa essere una vera opportunità, però si deve incastrare appunto con una serie di ragionamenti. Quindi assolutamente, se c'è un'opportunità per continuare a giocare valida, che da prendere in considerazione, assolutamente la prendo. Però appunto devo anche guardare oltre, che già non è solo diplomatico, ragazzi, in modo devo guardare oltre, però sono stasera. Come sempre. Senti, a proposito invece di chi di smettere, no? L'abbiamo salutato, abbiamo fatto quella piccola festa sorpresa sui social, però poi il finale vero di Alessandro Zan, io l'ho visto in TV, mi è anche dispiaciuto non esserci in persona per l'ultima, nel primo dei due derby di Pro 14, e devo dire mi ha fatto strano vedere Alessandro in quel contesto, sapendo che era l'ultima volta che lo vedevo da giocatore. Credo ancora più strano sia stato per te, che con Alessandro hai condiviso tutte le nazionali giovanili, 15 anni di nazionale maggiore e un rapporto che va ben oltre il campo da gioco. Beh sì, è stato emozionante anche per me, insomma è un amico, Ale, e abbiamo condiviso tantissimo, come hai detto te, e quindi un po' ti è come se facesse parte del percorso che hai fatto anche tu, e quindi le prendi veramente a cuore alcune situazioni. È una fase della vita che finisce. Sono sicuro che adesso nel nuovo ruolo di preparatore alla Benetton Treviso possa dare un contributo importante. È l'altra sua grande passione, che diciamo insieme al rugby sono andati a braccetto, quindi sono sicuro che non sarà facile all'inizio, perché è così. Vi siete non sentiti? Sì, dopo. Ci siamo anche visti quest'estate. È una fase difficile, chiunque vive delle emozioni di un certo tipo nell'alto livello, in qualsiasi sport, perché poi in questi mesi, negli ultimi anni, ho anche letto molto di altre discipline, e sono insomma uno che vive l'alto livello, lo sport d'alto livello, in maniera così intensa, quando finisce comunque è uno stacco importante, indipendentemente dal fatto che uno si può preparare prima o meno, indipendentemente dal fatto che può avere già appena finito un'attività che ti tiene impegnato, ma è comunque uno stacco, perché sei abituato a vivere una realtà completamente diversa. E sono curioso, infatti ora tallonatore per tallonatore, smettere per smettere, sono curioso, dovrebbe essermi arrivato oggi in ufficio il libro di Ilan Hartley, qui credo, che è stato anche certo contro tanto in... e che anche lui insomma ha smesso, quindi toccherà anche a te scrivere, a te e a Zanni, ci sta, e facciamo un libro insieme. No, beh sì, non è facile perché è un cambio di vita totale, dove ti inserisci tra l'altro in un chiamiamolo mondo del lavoro, dove ti senti
vecchio sotto certi aspetti, perché per lo sport in cui fai sei ormai fine carriera, quando in realtà entri nel mercato lavoro è come se tu iniziassi da zero, come se tu avessi 20 anni. Quindi c'è questo stacco totale, però insomma Ale ha le capacità per fare anche da in questa nuova veste, e gli auguro il meglio. Spero di non essere mai allenato da Alessandro Zani, che vorrebbe dire chiudersi in palestra dalla mattina alla sera, anzi senza finestre ancora meglio, quindi al buio, non ci sono distrazioni, quindi mi dispiace per i ragazzi che avranno Ale come preparatore, però cresceranno. Beh, sicuro, fisicamente dimensioni sicuro. Bene, vuoi che ti dica, ci vediamo a ottobre? So. Vengo a vedere le partite. Vieni a vedere le partite. Mi hanno invitato anche lì. Grazie Leo, grazie ai nostri ascoltatori da casa che hanno seguito questa puntata di Rugby Passione Italiana. Non siamo riusciti a fargli dire dove giocherà l'anno prossimo, però ci lavoriamo. Grazie. Grazie.